parla di lui. Come è andato l'incontro? Oggi abbiamo chiarito al ministro della giustizia Orlando che dal nostro punto di vista la giustizia è fondamentale anche per l'economia di questo paese in un momento di grave recessione come quello che stiamo vivendo. Vedremo poi, perché noi non giudichiamo la politica dalle chiacchiere ma dai fatti, vedremo poi quali saranno i fatti. Gli abbiamo detto senza mezzi termini che sappiamo che all'interno del patto del Nazareno ci sono anche temi della giustizia. Il ministro è stato abbastanza evasivo in merito. Prima è stato evasivo, poi ha sostanzialmente, diciamo, negato che vi siano, che la giustizia sia nel patto del Nazareno. Quindi ora noi troviamo un contraente del patto che dice che ci sono i temi della giustizia nel patto del Nazareno e un ministro della giustizia che non sappiamo se ha conoscenza del documento che dice che non vi sono. Non sappiamo sinceramente a chi credere a questo punto. Reati contro la pubblica amministrazione, reato di autoriciclaggio, reato di falso in bilancio. Questi sono i punti fondamentali del pacchetto anticorruzione che il governo di fatto fino ad oggi ha bloccato per almeno 3 mesi in Parlamento. Ma in conclusione, noi abbiamo messo sul tavolo tutte le nostre proposte e abbiamo ascoltato una lunga serie di buone intenzioni da parte del ministro, ma nulla di concreto. Anzi, di concreto c'è la sospensione di tutta una serie di provvedimenti a causa del governo in Commissione Giustizia, in particolar modo al Senato, ma non solo. Il ministro ci ha indicato la data di agosto e i primi di settembre per presentare i primi provvedimenti, lo attenderemo alla prova dei fatti.